Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, sehr geehrte Damen und Herren, señoras y señores, signore e signori, sta per iniziare e va ora in onda The Rock Band History 2. Sì, perché è giunta alla sua seconda stagione, la seconda edizione, il secondo anno che va in onda qui su Science Web Network. Questa rubrica musicale, ideata, prodotta, condotta a cura di e con il vostro caro Gianluca, che vi sta parlando ancora e che ritorna di nuovo alla grande dopo l'interruzione che abbiamo avuto per qualche settimana, e ringrazio appunto coloro che mi sostengono e ci sostengono, che hanno scritto ancora, e vi esorto a scriverci sempre. Vi ringraziamo davvero di cuore per tutto quello che ci date, noi continuiamo a dare per voi naturalmente. E vi parla appunto The Rock Band History, della storia delle rock band che hanno fatto davvero grande il rock nei decenni ed hanno calcato i palcoscenici di tutto il mondo con enormi successi. Questa è la puntata numero 66, la numero 20 dall'inizio di questa seconda stagione che va in onda. Ricordo, puntate settimanali, quindi ogni settimana va in onda una puntata circa, quindi con cadenza settimanale. E in onda, attenzione, attenzione, certo, tutti i giorni dal lunedì alla domenica, questa in particolare va in onda dal lunedì 1 luglio alla domenica 7 luglio 2013. E mi raccomando, attenzione, con nuovissime fasce orarie. Cambiamo l'appuntamento perché The Rock Band History si sdoppia con The Rock Band History o è The Rock Band History Pillole, per cui The Rock Band History, la, diciamo così, puntata, trasmissione principale della durata di una decina di minuti circa, va in onda, attenzione, alle ore 5 del mattino, con la giornata iniziata da alcune ore, per poi ritornare di nuovo alle ore 13, quindi a luna di pomeriggio, verso l'ora di pranzo, ed infine con l'ultimo appuntamento della giornata in corso, alle ore 21, ovvero alle 9 di sera, in prima serata, quasi dopo cena o a seconda quando voi mangiate. Quindi ricordiamoci le nuove fasce orarie in cui va in onda The Rock Band History: sono le 5, le 13 e le 21, quindi ogni 8 ore, a partire dalle 5 del mattino, poi a luna di pomeriggio e alle 9 di sera, sempre rigorosamente orari italiani. E poi The Rock Band History, attenzione, attenzione, novità delle novità, non finisce qui, perché alla versione in pillole, cioè il sunto di quello che è andato in onda in precedenza, naturalmente solamente con la parte riguardante il racconto della storia delle rock band di cui abbiamo parlato. E The Rock Band History pillole va in onda invece con il vecchio orario, come sempre alla mezzanotte con la giornata appena iniziata, per poi tornare alle 6 del mattino e ancora alle ore 12 a mezzogiorno, ed infine alle ore 18 alle 6 di sera, sempre e rigorosamente CET, Set Central European Time. E se vi siete persi qualche puntata o volete ascoltarne o farne riascoltare qualcuna, magari anche delle precedenti, a qualche amico o a chi volete voi, trovate sempre il tutto a disposizione anche nel nostro sito di Science Web Network in www.sciencewebnetwork.it. E allora, cari amici, un ben ritrovati dopo l'interruzione dal vostro Gianluca con The Rock Band History. Vi ricordo il nostro sito www.sciencewebnetwork.it, il blog www.sciencewebnetwork.net, le nostre email info@science.com, gianluca@science.com e luca@science.com, importantissime se volete appunto scriverci per contattarci. E dunque, cari amici, cambiamo di nuovo gruppo naturalmente dopo queste settimane di riposo ed entriamo nell'atmosfera magica di questo nuovo gruppo, The Rock Band, che naturalmente è Rock Band History, ma questa è una rock band davvero eccezionale. Cari amici, parliamo per questa nuova puntata dei Jethro Tull. Sì, questo gruppo davvero straordinario. Però prima vi voglio ricordare appunto le nostre caselle di posta elettronica che vi ho appena detto, che sono appunto info@science.com per contattare il grande capo, Gianluca@science.com per contattare il sottoscritto se avete richieste o non so, qualsiasi cosa voi vogliate richiedermi, fate pure. E naturalmente fate pure, lo dico un po' alla Science, no scherzo, perché vi ricordo anche la nostra trasmissione delle dirette dei lunedì sera dalle ore 22 con provvisoriamente due compari, davvero importante perché abbiamo sempre degli ospiti. E se anche voi volete venire ospiti, contattate il grande mitico Luca, preziosissimo, alla sua casella di posta elettronica luca@science.com.
Invece per quanto riguarda il sottoscritto, se avete una rock band o volete farvi naturalmente promozione, o volete che il sottoscritto parli della vostra rock band, mi potete contattare e parleremo anche di voi, sempre a gianluca@science.com. Poi la nostra naturalmente pagina di Facebook con Science Web Network, in YouTube ci trovate con Science Radio, Science Web Radio anche, e infine con Twitter @Science. Bene, partiamo con i Jethro Tull. Come sempre ho trovato, ho cercato qualcosa da mettere in sottofondo. Naturalmente noi siamo un network indipendente, quindi non sotto SIAE, e sentite cosa ci offrono questi artisti strepitosi per entrare un po' nell'atmosfera dei gruppi di cui parliamo e abbiamo parlato. E i Jethro Tull, diciamolo pure, non è più hard rock, rock vero e proprio. Parliamo di una band, un gruppo un po' rock progressive, un rock progressivo, originario di Blackpool in Inghilterra e fondato nel 1967 dallo scozzese Ian Anderson al flauto traverso e polistrumentista. Anche questo gruppo, cari amici, come tanti dei precedenti di cui vi ho parlato, l'ho visto un paio di volte qui in Italia e anche all'estero, in Austria, davvero strepitoso, un gruppo eccezionale. E Ian Anderson è veramente un trascinatore, questo cantastorie, definiamolo così. La band prende il nome comunque dal pioniere della moderna agricoltura, l'agronomo appunto Jethro Tull. Ricordo l'anno 1674 e poi morì nel 1741, quindi pensate un po' quanto abbiamo pescato nel passato. Eccoci qui, la loro musica è contraddistinta soprattutto dalla presenza appunto dominante del flauto traverso suonato da questo carismatico leader che è appunto Ian Scott Anderson. Inizialmente con uno stile molto blues, i Jethro Tull però hanno attraversato la storia del rock passando veramente per vari generi, dal classico al folk rock, al progressive fino alla musica etnica e poi al jazz e all'art rock. E hanno venduto, pensate un po', più di 60 milioni di album in tutto il mondo. Ma partiamo dagli inizi, da quel 1967, dove si suonava un po' di blues. Inizialmente la band, capitanata sia da Ian Anderson che dal chitarrista Mick Abrahams, scusate la mia pronuncia, ultimamente sta peggiorando, scherzo, era sostanzialmente, appunto, come dicevo, orientata verso il blues. Il loro primo album, This Was, del 1968, mise una serie di brani rock blues, tra cui spicca Song for Jeffrey, in quanto molto probabilmente la più vicina allo stile che la band avrebbe preso poi negli anni successivi. Nel gruppo poi si aprì subito una discussione sulla direzione da prendere. Vince Ian Anderson e Mick Abrahams naturalmente uscì dalla formazione, andando poi a fondare i Blodwig Pig, con cui continuò la propria strada nel British Blues. I Jethro Tull da qui in poi si incamminarono lungo un percorso che filtra contemporaneamente con quattro diciamo così sistemi con equilibri diversi nelle varie fasi della loro vita, e si possono individuare nella musica folk, poi nella musica jazz e poi ancora anche nella musica classica ed infine di nuovo ancora nel blues. Quindi questi quattro periodi che vengono un po' filtrati da questi generi danno un po' l'impronta che prenderanno i Jethro Tull nei decenni a seguire, che resta comunque diciamo così negli ingredienti principali delle loro produzioni, tutti e quattro mischiati a volte. E in quel periodo militò nella formazione per veramente un breve periodo anche Tony Iommi, chitarrista dei Black Sabbath, prima dell'arrivo poi del futuro compagno di lungo tempo dei Jethro Tull, il chitarrista Martin Lancelot Barry. Naturalmente anche Tony Iommi, vi ricordo, ne abbiamo parlato già abbastanza quando abbiamo parlato appunto dei Black Sabbath. E poi passiamo a Stand Up del 1969, è il primo vero successo di Anderson e compagni. Passò alla storia soprattutto per la rivisitazione di una bourrée di Bach, pensate un po', è sullo stile per liuto numero 1, BWV, lo dico in inglese, BWV, che sarebbe appunto la sigla che si usa 996, ma nel disco si ritrovarono anche brani che ripresero le altre matrici, New Day Yesterday, molto blues, lo stavo dicendo in inglese, very blues, Jeffrey Goes to Leicester Square, molto folk, e le ballate We Used to Know, ripresa nella progressione armonica anni dopo anche dagli Eagles per Hotel California e Reasons for Waiting, davvero pezzi straordinari. Ma la chiave del successo fu
oltre all'ormai definito stile Jethro Tull, nel suono del flauto e nella personalità di Ian Anderson. Cari amici, ci fermiamo qui perché siamo giunti anche questa volta alla fine di questa puntata. Vi ricordo di ascoltare sempre, vi esorto a scriverci naturalmente, e di ascoltare sempre. Vi ringrazio anche per essere al mio e al nostro ascolto, Saiuz Web Radio, www.saiuzwebnetwork.it, e vi do appuntamento alla prossima settimana con The Rock Band History, con una nuova fascia oraria in cui va in onda, appunto, ricordo, alle ore 5 del mattino, alle ore 13, importantissimo, all'una di pomeriggio, quindi verso ora di pranzo, e alle ore 21, alle 9 di sera in prima serata. Quindi mi auguro che anche voi riusciate, con questi nuovi orari e queste nuove fasce orarie, ad ascoltarla di più e meglio e più comoda per tutti. Naturalmente qui parlo sempre di fasce orarie italiane o comunque del centro Europa, CET, Central European Time. E poi non perdetevi The Rock Band History pillole, naturalmente in pillole ascolterete quello che è andato in onda per quanto riguarda i gruppi precedenti, solamente il sunto riguardante 2-3 minuti, 4 al massimo, riguardante appunto la rock band di cui abbiamo parlato. Un buon proseguimento a tutti quanti voi e be happy, be safe and don't let anybody put you and make you down. Ciao a tutti e grazie! Ed infine volevo ricordare e ringraziare soprattutto ancora una volta il mio grande amico Marco. Grazie per tutto il suo supporto, per le idee, i suggerimenti e i consigli davvero preziosi per andare avanti naturalmente in questa splendida avventura. E poi ricordo come sempre che le informazioni naturalmente trattate qui da The Rock Band History sono liberamente tratte da internet, e che i gruppi che avete ascoltato, le canzoni che avete state ascoltando in sottofondo in questa puntata di The Rock Band History, sono come sempre liberamente tratte da jamendo.com, e avete ascoltato i francesi Revenge ancora una volta e nuovamente invece i Backup.